Non c'è in discussione in questo momento il diritto del pregare. In questo momento c'è in discussione il diritto di poter operare in zone certificate, in zone rese sicure. Lega Nord pronta a dare battaglia contro la presenza di una presunta moschea in via Turati a Camerlata, all'interno di locali che, secondo quanto affermano i rappresentanti del Carroccio, sono stati utilizzati pur senza aver presentato regolare documentazione relativa ai lavori da eseguire. A inizio giugno un cartello appeso fuori dall'edificio aveva innescato la protesta. Meshid piano sotto c'era scritto. La traduzione lasciava poco spazio ai dubbi. Meshid in italiano significa moschea. Inevitabilmente il foglio sulla porta ha fatto sorgere qualche domanda, soprattutto tra i residenti del quartiere. Secondo le verifiche effettuate dal capogruppo della Lega Nord a Palazzo Cernezzi, Diego Peverelli, per cambiare la destinazione d'uso di quei locali, da laboratorio a centro culturale, era stata avviata una segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, alla quale però non è seguita puntuale presentazione di una serie di documenti. Il grave è che nessuno è andato a controllare come mai questa SCIA, che è stata rilasciata l'anno scorso in settembre, nessuno ha portato il documento, non sono andato a verificare nulla, neanche la fine lavori, e questi sono permessi di aprire un luogo di culto. Se uno non rispetta delle regole scritte, questo è un abuso e va punito. Peverelli ha riunito tutti gli atti e le verifiche effettuate, incluso il sopralluogo della polizia locale in cui si parla di opere realizzate nonostante la carenza di documentazione richiesta, in un'interrogazione al sindaco Mario Lucini, chiamato a fornire risposte. Risposte che si attendono anche dall'assessore alla sicurezza Marcello Iantorno. Nell'attesa si valutano tutte le opzioni. Non escludo niente, non escludo neanche una mozione di sfiducia al sindaco oltre che all'assessore. Non escludo neanche questo. Intanto la Lega Nord annuncia un confronto serrato in aula con un lungo elenco di emendamenti sul bilancio di Palazzo Cernezzi, mentre il deputato del Carroccio Nicola Molteni contesta l'operato di sindaco e giunta su tutta la linea, dalla gestione dell'ordinario fino alle grandi opere Ticosa e Paratie. Infine, un cambio ai vertici locali del partito. Giampiero Aiani non è più segretario della sezione di Como. Al suo posto è stato nominato temporaneamente commissario Eugenio Zoffili.